Il successo ritrovato dopo 2 mesi contro la CIO Reale ha rinvigorito il Città di Messina che dopo lo spavento per una retrocessione diretta vista da molto vicino, adesso guarda con ottimismo crescente al finale di stagione. Il ritorno in panchina di Furnari dopo il disastroso mese vissuto con la guida di Franco Viola ha ridato serenità al gruppo che già si era espresso su buoni livelli nella trasferta con sconfitta di Cittanova. La truppa giallorossa viaggia adesso alla volta di Torre del Greco per affrontare la Turris seconda in classifica, autentico rullo compressore in casa e che al di là di un Bari fuori categoria ha rappresentato la vera squadra da battere del campionato. All'andata il Città di Messina vinse 1-0 con il gol in apertura di Cangemi, proseguendo nell'ottima striscia dei risultati che alla fine del girone d'andata proiettò il gruppo giallorosso a un passo dai playoff. Adesso la storia è molto diversa, ma Bombara e compagni hanno superato il momento più delicato e credono fortemente nell'impresa. Alle Liguori non ci sarà Calcagno, ancora indisponibile al pari di Costa e Fofanà, mentre appaiono recuperati Nicosia, Fracapane e De Lucia, che in settimana non si sono allenati al meglio. La formazione non dovrebbe discostarsi di molto da quella scesa in campo domenica contro la Cireale, con la sola eccezione di Codagnone al posto di Galesio, con l'argentino che, diffidato, va preservato in vista delle ultime 3 gare decisive nella corsa salvezza. Con il gruppo che partirà per la Campania alle 13:20 ci sarà anche il baby fantasista Argomenti, reintegrato in rosa, 3 settimane dopo l'annuncio della rescissione consensuale.